contro il parere di tutti i legali e i magistrati che mi stanno chiamando, avrei voglia di andare fino in fondo e di essere convocato a Catania. Però poi c'è il Senato che è sovrano e deciderà. No, no. Io la mia idea ce l'ho. No, che rompere con la Costituzione? Io ritengo di aver operato rispettando la Costituzione. La Costituzione, cioè il potere giuridico, il potere legislativo, eccetera. Certo. Come dire, poteva essere forzato. No, no, io non voglio forzare nulla. Se qualcuno ritiene che io debba essere processato per sequestro di persona, io sarei curioso di essere processato per sequestro di persona. Però vediamo, non voglio sostituirmi al Senato. La questione della delegittimazione dei giudici che hai fatto. No, qua semmai è il contrario. È un giudice che si sostituisce al ministro. Però, ripeto, questo come dire, nel senso è proprio il contrario rispetto alla tutela della divisione dei tre poteri. Appunto, se un ministro non può fare una cosa che rivendica da ministro da sempre. Ci sono delle leggi, però, scusami. Ripeto. Hai giurato sulla Costituzione, non è che hai giurato. L'articolo 52 della Costituzione ricorda che se vuoi fare un monologo fai pure un monologo, no, ci mancherebbe ascolto, altro. Anzi, perfetto, pure. L'articolo 52 della Costituzione riconosce che la difesa della patria sia un sacro dovere di ogni cittadino, a maggior ragione di un ministro. Io ritengo di aver difeso la patria, però non voglio decidere io. Lasciamo decidere ad altri, giudici, senatori. Bastava che a un certo punto uno ricordasse gli articoli della Costituzione e cambiava idea. No, no, sta piacere che si può cambiare idea in politica. Non ho capito, ma è un limite mio, perché io arrivo venerdì abbastanza stanco, quindi ti chiedo scusa perché non ho capito cosa stai dicendo, ma va bene lo stesso.